Ciao a tutti, oggi sono qua per prepararmi con voi e parlarvi di com'è vivere in una famiglia mista. Sarà il mio primo Get Ready With Me, quindi non so come verrà, io spero bene. Spero che possa piacervi questa nuova tipologia di video, ma soprattutto mi piacerebbe parlare con voi appunto di come vivere in una famiglia che è per metà italiana e ungherese. In realtà è un argomento che avete scelto voi sul gruppo Facebook Cibis The Weni, che trovate in tutti i video linkato sempre in descrizione. Quindi è un argomento che vi interessava e mi sono detta, visto che tanto mi devo preparare, perché non provare a fare questo esperimento? La prima domanda è di Anna: hai mai pensato di andare a vivere in Ungheria per conto tuo e di iniziare una nuova vita lì? Assolutamente sì, soprattutto, intanto metto il primer, dopo l'università. Appena laureata, infatti, mi stavo guardando attorno, stavo pensando a che cosa fare della mia vita e mi sarebbe piaciuto prendermi magari qualche mese libero, diciamo di stacco dall'università e lavoro, però ero abbastanza fiduciosa di trovare qualcosa da fare nel mio settore qui in Italia e quindi non sono partita per quel motivo lì. In più, al momento in Ungheria la situazione economica non è brillante, è un po' come qua in Italia, i giovani fanno molta fatica a trovare lavoro, non è un bel periodo e quindi mi sono lasciata un po' frenare anche da quello. Vado di ombretti in habla. Lei parla troppo e invece chiede: come crescere con due culture differenti, soprattutto per quanto riguarda la lingua? Da piccola ti parlavano un po' in italiano, un po' in ungherese, trovo molto affascinante crescere con più culture, continua così, grazie mille. Allora, per quanto riguarda le culture differenti, per me è sempre stata una meraviglia. Sin da piccola, perché comunque facevo le cose in maniera un po' differente rispetto agli altri e differenti in maniera molto positiva. Parto da cose stupide che però da bambini si apprezzano tanto, ovvero scartare i regali, ad esempio, la notte del 24 e la mattina del 25, perché i parenti italiani ovviamente mi facevano i regali il 25. Mentre per tradizione ungherese, almeno nella mia famiglia, si aprono i regali la notte della vigilia. Oppure il 6 dicembre, San Nicola, ci si fanno dei regali, l'onomastico si festeggia un po' come un compleanno. Poi in realtà di grandissime differenze culturali non ce ne sono, a parte le festività che sono un tantino differenti. E il cibo. Ogni volta mi chiedete tante cose riguardo al cibo. Io qua, quando sono in Italia, mangio italiano, non perché non mi piaccia la cucina ungherese, ma perché è più facile reperire gli ingredienti, mentre per quanto riguarda la cucina ungherese non si trova tutto e soprattutto non si trova tutto della stessa qualità. Mi viene ad esempio in mente il mais, che piace tanto ai miei. E tutte le volte che andiamo in Ungheria fanno le scorte di mais perché il mais in Ungheria è più buono e più dolce. E la stessa cosa vale per tante verdure che fino a poco tempo fa qua in Italia non si trovavano proprio, o meglio, non si trovavano nella mia zona di provincia. Quindi è per quel motivo che mangiamo principalmente italiano, anche se spesso facciamo delle contaminazioni, spesso sperimentiamo o quando abbiamo appunto l'opportunità di andare in Ungheria prendiamo delle cose da fare anche qua. Per quanto riguarda la lingua, io non ho mai studiato ungherese, nessuno mi ha mai insegnato la lingua. Mia mamma mi parlava in ungherese quando ero bambina, già prima di nascere mi raccontava che parlava in ungherese alla pancia. E quindi tutto quello che so è per sentito, cioè io non mi sono mai messa giù a studiare, nessuno mi ha mai detto si scrive così questa parola. A volte è capitato che io chiedessi magari i numeri, come si dice cane o gatto, quando ero piccola in particolare, perché passavo le vacanze estive dai nonni a Budapest. E quindi è capitato che chiedessi come si scrive questo, come si dice quest'altro. Però le regole grammaticali mai. Quindi l'ungherese che parlo io è ricco di errori grammaticali da far spavento e questo mi crea tante insicurezze.
Io oggi mi vergogno a parlare ungherese perché so di fare tanti errori, so di avere delle mancanze e quindi io non me la sento di parlare sapendo che poi sbaglierò, cioè mi vergogno in mezzo ad altre persone. Da piccola non tanto, però crescendo questo senso, diciamo, di vergogna, di consapevolezza di non sapere la lingua perfettamente mi ha frenato tanto e quindi io di solito non parlo, cioè non parlo mai ungherese, ad esempio, con mia mamma, e tornando indietro mi prenderei a schiaffi perché adesso ho tantissime carenze e crescendo è più difficile imparare una lingua. Io ovviamente con i miei nonni ho sempre parlato in ungherese, mia mamma a volte faceva da tramite, se no ci lasciava a me e mia sorella per conto nostro, quindi quando non sapevamo una parola cercavamo in tutti i modi di arrivare a quella parola e allenandosi, diciamo facendo questo sforzo di farsi comprendere in una lingua che non è tua, si impara comunque tanto. Lettori ribelli, dolci italiani o dolci ungheresi? Perché la mia risposta è chiaramente ungheresi, ma voglio il tuo parere a riguardo. Anche a me in linea generale piacciono di più i dolci ungheresi, più che altro perché hanno molti dolci tipo a torta che mi piacciono particolarmente. Mi piacciono anche i dolci italiani in generale, mi piacciono i dolci in generale. In Ungheria, ad esempio, mi piace molto il gerbo, che è un dolce a strati con noci e marmellata di albicocche. Mi piace molto la dobos torta, che è anche questo un dolce a strati con in cima un biscotto di caramello. Mi piace tantissimo la saker, che so benissimo non essere ungherese, ma siccome è abbastanza vicina all'Austria, fanno una saker molto molto buona anche a Budapest. Mi piacciono tantissimo i dolci anche con i semi di papavero, insomma ci sono tante cose che mi piacciono, però anche qua in Italia, ecco, insomma, è una sfida dura. Jules Opposite, ti senti più italiano o più ungherese? E qual è il tuo cibo ungherese preferito? In genere mi piacciono di più i dolci. Mi piace molto la cucina anche in generale ungherese, però a differenza di quella italiana preferiscono i pasti unici, cioè fare tante cose e metterle in un piatto unico. Non ci sono tanto le portate come da noi, no? Primo, secondo. In genere loro fanno diverse zuppe che a me piacciono e non piacciono perché non amo particolarmente le verdure e a parte il goulash fanno tantissime minestre diverse. Quindi per quanto riguarda il salato ci sono quelle due o tre cose che mi piacciono, però preferisco i dolci, mi piace molto anche il pane che fanno. Per quanto riguarda il ti senti più italiana o più ungherese, è una cosa complicata, nel senso che io per fortuna, anche se da piccola venivo presa spesso in giro per non essere totalmente italiana, anche se sono nata e cresciuta, vissuto sempre solo qua in Italia, a scuola mi prendevano in giro, soprattutto quando tipo veniva a prendermi mia nonna, cosa che non capitava spesso, però ecco, sentirsi prendere in giro alle spalle parlando poi in italiano, così che neanche mia nonna potesse capire la presa in giro, non era una cosa carina. E poi essere presi in giro perché tu non capisci un'altra lingua è una cosa molto molto stupida. Da bambina ci soffrivo tanto perché ovviamente da piccoli si vuole essere come tutti gli altri, non si vuole essere diversi. Però non mi sono mai vergognata di essere per metà ungherese, adesso sono fortemente orgogliosa, mi piacciono le mie radici, mi ha aperto gli occhi verso tante cose, mi ha dato tante opportunità, possibilità. Anche se l'ungherese non è magari una lingua che potrei sfruttare, come ad esempio l'inglese, anche se l'Ungheria non è un paese molto conosciuto, molto in, io sono contenta, è comunque qualcosa in più a livello culturale, personale. Poi sapere una lingua in più è comunque un vantaggio, anche perché l'ungherese è una lingua difficilissima, quindi penso che non ci siano tante persone al mondo in grado di parlare l'ungherese. Quindi sono sempre vissuta qua in Italia, ovvio che mi sento più italiana, anche se mi piacerebbe tantissimo vivere in Ungheria, in particolare a Budapest, che mi piace tantissimo.
Se ci fosse una situazione politica e economica diversa, non ci penserei due volte e andrei là. Comunque, sulle ciglia ci metto veramente tanto tempo a mettere in mascara perché ho delle ciglia lunghe e vorrei che fossero sempre bellissime. E sto utilizzando un primer di Dior che si chiama Maximizer 3D e Dior Show Iconic Overcurl per incurvare le ciglia. Non mi fa impazzire questo mascara, però non è malvagissimo. Per il correttore ne sto utilizzando uno nuovo da circa un mese, ovvero il Naked Skin. Lo applico così, poi vado di Beauty Blender. Una cosa che mi piacerebbe sapere da voi, nel caso foste cresciuti in una famiglia mista o comunque parlando più di una lingua, e se vi crea mai confusione trovare delle parole che hanno un significato sia in una lingua che in un'altra. Ad esempio, mi viene in mente questa cosa perché è un libro di cui si sente tanto parlare in giro, An Ember in the Ashes. Mi crea un forte disagio e non riesco mai a dirlo bene perché Ember in ungherese significa uomo e ovviamente prima che pensare all'inglese penso all'ungherese, quindi mi viene da dirlo in ungherese, penso automaticamente alla parola uomo e mi fa un sacco ridere, ma è così anche per altre parole. Adesso mi è venuto in mente questo perché appunto è un libro abbastanza conosciuto, in italiano è Il dominio del fuoco. Allora, siccome io non metto il fondotinta quasi mai, metto leggermente un po' di correttore nelle zone dove ho alcune imperfezioni, ma in genere non le copro totalmente perché non mi piace mettermi troppa roba in faccia, anche se si vede che ho qualche imperfezione qua e là, non è la fine del mondo. Tornando velocemente alle prese in giro, ancora oggi mi capita della gente che mi dice tornatene a casa nel tuo paese, e mi viene un sacco da ridere perché io sono italiana, ho sempre vissuto qua, sono nata qua, cioè, perché sono quelle cose cattive che si dicono per ignoranza. Per fortuna però quando venivo presa in giro a scuola non era una presa in giro troppo pesante. Sarà che comunque visivamente, cioè se uno non sa che mia mamma è ungherese, non è che si capisce anche fisicamente o dal modo in cui parlo, quindi le prese in giro si verificavano nel momento in cui magari c'erano i miei nonni, mi capitava di parlare appunto in ungherese. Anche se sono qua in Italia, ho sempre vissuto qua in Italia, i miei genitori comunque mi hanno sempre coinvolta nelle tradizioni anche ungheresi, poi appunto quando ero piccola in particolare andavo spesso dai nonni. Sono stati giusti, diciamo, e hanno sempre permesso di conoscere entrambe le famiglie, le radici, le tradizioni. Per il viso utilizzo questa palette magnetica componibile di Wycon, in cui ho messo un po' di prodotti Nabla e Mulac. Di blush mi piace tantissimo Kendra, mi sembra che si chiami di Nabla, perché è molto naturale e sta bene con tutto. Poi chiaramente adesso ho la ring light davanti che mi spara flash, sembra un fantasma, però fidatevi, nella realtà, almeno spero che nella realtà sia differente. L'illuminante poi non può mancare, è una di quelle cose che se mi trucco la devo usare. L'ultima cosa che faccio sono le sopracciglia, anche se come vedete non ne ho particolare bisogno. Riempio giusto un paio di buchi qua e qua e metto il gel trasparente, che ho visto che fa una grande differenza, cioè mi sembrano delle sopracciglia diverse, più belle quando metto il gel fissante, mi piace proprio come effetto. Mentre la matita che uso per le sopracciglia è di Nabla ed è Jupiter. Ho delle sopracciglia super folte e anche sulle mie sopracciglia mi prendevano un sacco in giro a scuola. E la cosa divertente di tutto questo è che adesso quelle persone che mi prendevano in giro perché avevo le sopracciglia troppo spesse, sempre un uomo, adesso se le disegnano anche più spesse delle mie. Fa molto ridere come cosa.
In conclusione direi che io sono molto orgogliosa delle mie radici. Mi piacciono tutte e due le culture, ci sono sì aspetti positivi e negativi per entrambe, però sono molto contenta e orgogliosa delle mie radici. L'unica cosa che rimpiango è non sapere perfettamente l'ungherese. Inoltre mi piacerebbe avere degli amici metà ungheresi, perché quando andavo dai miei nonni avevo fatto amicizia in particolare con una ragazza dello stesso condominio, però ci siamo perse di vista perché comunque quando ero piccola io ovviamente internet non c'era, mandarsi messaggi, a parte che non avevo neanche il cellulare quando andavo là, ma anche se lo avessi avuto, cioè mandarsi messaggi dall'Italia all'Ungheria è una bolletta infinita. Ho finito di prepararmi, so che sembro un cadaverino, ma guardandomi qua nello specchio mi sembra tutto ben bilanciato e a posto. Io vi ringrazio per l'interesse che dimostrate sempre verso l'Ungheria, un paese un po' piccolino e dimenticato, e mi piace che siete così curiosi, che volete conoscere cose, insomma, mi fa molto piacere. Spero che questo esperimento venga bene, che vi possa piacere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!